Martedì 10 gennaio, bentrovate amiche e amici bianconeri qui sul canale, grazie sempre per il seguito che date lo stesso, grazie per gli attestati di stima, grazie per anche le critiche, perché se costruttive, come dico sempre, sono più che ben accette. Il video di ieri su Roberto, le dichiarazioni di Roberto Prusto, ha smosso un pochino tante situazioni, ho letto tutti i vostri commenti. E allora, video di quest'oggi, hanno già condannato la Juventus? Chissà, molto probabilmente potrebbe essere, stando a ciò che sta avvenendo, ma prima di svilupparlo, mi raccomando, continuate ad iscrivervi al canale YouTube, azionate la campanella notifica e mettete like al contenuto se anche questo video sarà stato di vostro gradimento, e scaricate l'applicazione OneFootball, di cui vi lascio qui sotto in descrizione il link per agevolarvi lo scarico. Un'applicazione leggera, gratuita, sottolineo gratuita, disponibile sull'Apple Store e sul Play Store a seconda dei vostri dispositivi, che vi dà la possibilità di essere aggiornati costantemente su tutte le notizie che riguardano il mondo del calcio e selezionando la vostra squadra del cuore su tutte le notizie che la riguardano minuto dopo minuto. Avrete anche attraverso OneFootball la possibilità di vedere gli highlights di tutte le partite di Serie A, Serie B e Serie C. Ma veniamo al contenuto di oggi. Hanno già condannato la Juventus? Beh, stando a quelle che sono le continue dichiarazioni di chiunque, di chi che sia, volte a inquinare la sfida del Diego Armando Maradona contro il Napoli, parrebbe proprio di sì, perché dopo le gravissime dichiarazioni di Prusto di ieri, per le quali nel titolo, ecco qui voglio fare un chiarimento, ho scritto da ufficio inchieste, ma ben sapendo che Prusto non è un tesserato e quindi che non può intervenire l'ufficio inchieste, ma semplicemente per sottolineare la gravità di quelle dichiarazioni, perché in una situazione nella quale non esiste processo, nella quale ancora non sappiamo se la Juventus sarà rinviata a giudizio, chi se ne esce dicendo che costantemente gli vengono riferiti da ben informati che la Juventus sarà molto penalizzata, ecco, questo è un fatto gravissimo per il quale io credo che il signor Prusto dovrebbe rispondere di chi sono questi ben informati che si permettono di elargire queste sentenze allorquando non esiste ancora alcun processo. Fatto gravissimo qualora dovesse verificarsi, perché è evidente che non saremmo dinanzi ad un processo giusto, perché ancor prima che questo fosse stato messo in piedi, esistesse, c'era chi già aveva le sentenze esposte e pubblicate sostanzialmente, o meglio, trasmesse alla mercé di tutti. Ma la cosa evidentemente piace, perché sparare contro la Juventus, infangare la Juventus, è ormai diventato uno sport nazionale. Non possiamo far finta di niente, perché quello che era l'atteggiamento sobrio che condividevo della società, di rispondere sul campo e tacere di fronte a tutte queste polemiche, deve anche porre un limite, deve porsi un limite, e bisogna davvero intervenire a far sì che tutto questo veda la fine, perché è inammissibile che anche figure istituzionali, anche figure importanti all'interno della FIGC si consentano la possibilità di rilasciare a qualsiasi radio, televisione che sia, quotidiano che sia, dichiarazioni infanganti il nome della Juventus, la posizione della Juventus, di una società che, ripeto, ad oggi semplicemente non è ancora stata chiamata, rinviata a giudizio, quindi chiamata a difendersi. Probabilmente sarà così, ma chi si così erge a giudice ancora prima che il processo ci sia, fa molta paura, perché evidentemente, oltre che inquinare, inficiare il sentimento popolare, si cerca già di indirizzare la sentenza di un processo che, ripeto, ancora dovrà svilupparsi. Sto parlando delle dichiarazioni di Marco Di Lello, ex procuratore FIGC. Mi aspetto sanzioni pesanti per la Juve. Napoli a porte chiuse, possiamo tranquillizzare i tifosi. Anche qui situazione abbastanza imbarazzante. Probabilmente verrà vietata la trasferta ai tifosi della Juventus, perché è gara ritenuta dall'osservatorio gara a rischio, però un Napoli che ha visto i propri tifosi invischiati in una situazione sgradevole, una situazione scandalosa sulla 1 con i tifosi romanisti, non mi interessa sapere se le colpe sono degli uni e degli altri, sono invischiate due tifoserie, ecco, questi probabilmente potranno andare allo stadio, fatto salvo chi sarà stato individuato, identificato e denunciato, ma ai tifosi della Juventus invece molto probabilmente, ancora mentre vi parlo non ho ufficialità di questo, quindi vediamo, ma sembra che si voglia vietare la trasferta al Diego Armando Maradona, ed è un peccato, perché una sfida così importante meriterebbe un grande pubblico e meriterebbe che anche la Juventus potesse avere al seguito i propri supporters. Comunque, tornando alle dichiarazioni di Marco Di Lello, la Juventus ha i punti di penalizzazione per l'inchiesta Prisma? Da tifoso del Napoli spero che il Napoli possa vincere lo scudetto sul campo, con tanto di ghigno, risatina, a schernire la posizione della Juventus, che in questo momento sta vivendo una situazione certamente delicata. Mi aspetto, francamente, sanzioni anche pesanti nei confronti della Juventus e della società che hanno collaborato con i bianconeri a creare questo sistema. Queste dichiarazioni sono di Marco Di Lello, presidente della Commissione Affari Economici della FIGC, nonché ex procuratore federale.
Beh, io credo, intanto, di quale sistema stiamo parlando? Parliamo di un sistema quando non c'è nessun processo in atto, non c'è nessuna sentenza, nulla che abbia stabilito che esista un sistema. Mi sembra di rivivere un pochino quello che furono le questioni relative al processo di Calciopoli in questo momento, quando la Juventus, ripeto, è chiamata probabilmente a doversi difendere, ma ancora non c'è nulla. Ricordo altresì al buon Di Lello che il Napoli stesso fu invischiato nella vicenda plusvalenze per l'affare Osimhen, ma la vicenda plusvalenze, quella per la quale l'inchiesta Prisma che chiedeva conto anche alla Juventus, tutte le squadre furono prosciolte perché nel caso plusvalenza, perché la plusvalenza è un alla plusvalenza non può essere dato un valore economico, e quindi tutto dà a pensare che non ci troviamo, almeno ad oggi, così per noi comuni mortali, per quello che si conosce, ci troviamo di fronte ad una situazione che potrà vedere molto probabilmente delle sanzioni pecuniarie, non delle penalizzazioni, così come ci viene raccontato da Roberto Pruzzo e dai suoi ben informati, o dal ex procuratore della FIGC Marco Di Lello. Eppure loro hanno già la sentenza, con una Juventus che sarà pesantemente sanzionata, e c'è chi se lo auspica, perché la Juventus avrebbe messo in piedi un sistema. Beh, io credo che si parla tanto e si fa i puritani quando succedono fatti sgradevoli di tifoserie allo stadio, di situazioni che vedono invischiate tifoserie con tante di situazioni gravi, credo che chi dovrebbe placare gli animi e gli animi non fa altro invece che fomentare odio, la cultura del sospetto, gettare fango su una società che continua ad essere sempre più malvista, anche quando, ripeto, trattasi ancora di fuffa gettata come fango sull'immagine di una società che mi auspico abbia intrapreso una linea giusta, quella dell'estrema difesa, e che ci dovrà difendere anche dinanzi a queste dichiarazioni costantemente infangatorie, di calunnia e diffamatorie nei confronti della propria immagine. Chiudo con la situazione relativa alla sfida, torneremo a parlare di campo, perché la sensazione è che Massimiliano Allegri possa andarsela a giocare con un modulo molto in linea con quello che è stato quello delle ultime due partite, e quindi aspettando il Napoli, cercando di colpirlo in ripartenza. Ma di tutto questo spero di poterne parlare immediatamente post questo video, dal prossimo, perché alla fine quello che ci interessa è il campo, ma quello che ci interessa è anche che venga portato rispetto e che certe figure, ripeto, che avrebbero il compito e il dovere di placare gli animi e di non alimentare una situazione già abbastanza pericolosa, ecco, bisognerebbe che contassero fino a 10 prima di rilasciare certe dichiarazioni. Io lascio a voi ogni commento, non posso pensare di continuare a far finta di nulla dinanzi a tutto questo, perché la Juve merita sicuramente più rispetto. La Juve, piacente o non piacente, è riuscita a risalire la china, in molti la davano per finita, e invece ha inanellato una serie di 8 vittorie consecutive. Vedremo cosa succederà venerdì al Diego Armando Maradona, però lo ha fatto con 2 punti ad oggi completamente derubati. Altrimenti, ripeto, non saremmo a meno 7, saremmo a meno 5 dal Napoli e potremmo raccontare un altro campionato. Vediamo che cosa potrà uscire da quella sfida, ne parleremo molto presto. Intanto, bocciate le dichiarazioni di Pruzzo, da censura anche quelle dell'ex procuratore federale. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto. Fino alla fine. Forza Juve. Ciao.